Tutti e benvenuti al The Wonder Dream Lab. Oggi una nuova puntata, impariamo insieme, perché ancora io con la Cricut sono, diciamo, inesperta, quindi impariamo insieme. Che cosa ho fatto? Iniziamo dal danno, innanzitutto. Ho preso questa tazza e ho pensato bene di usare l'Infusible Ink per creare il disegno, e voi direte, appunto. E appunto relativo, perché io non ho la Mug Press. Quindi se non avete la Mug Press, io vi sconsiglio di usare gli Infusible Ink nelle tazze o comunque dove ci sono queste forme, diciamo, tonde, concave. Perché? Perché il colore non viene diffuso in maniera uniforme e si creano queste zone davvero bruttine, perché se fosse stato tutto omogeneo era davvero carino. Quindi gli Infusible li userò nei tessuti con la mia mini press. E quindi cosa facciamo? Niente, una tazza decorativa con il glitter Iron-On, che a me piace tanto. E ovviamente è solo una tazza decorativa perché, come sappiamo, il vinile, sia che sia Iron-On sia che sia adesivo, non va bene per le cose alimentari. O meglio, per quanto riguarda le tazze in particolare, siccome in genere le usiamo per bere tisane, tè, quindi bevande calde, non vanno bene. Non si possono mettere al microonde quando usiamo il vinile, non le possiamo mettere in lavastoviglie, si possono solo lavare a mano. Quindi diventa appunto una tazza decorativa. E quindi andiamo a vedere che cosa ho combinato, e in realtà non è tanto per farvi vedere come ho decorato la tazza, ma se vi piace l'idea vi farò vedere come ho fatto, diciamo, questa macchia con la mia iniziale, quindi diciamo come rendere un disegno o una forma e metterci dentro la nostra iniziale. Quindi vediamo che cosa ho combinato, spero vi sia utile o vi possa essere utile. E se vi piace lasciate un like, per dubbi o domande contattatemi, sono sempre a vostra disposizione. E se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, ecco. Un bacio e alla prossima, e vediamo che cosa combino e il risultato finale. Ciao! Allora, andiamo ad aprire il nostro design space e andiamo su nuovo progetto. A questo punto vado a caricare un'immagine che ho scaricato da internet, quella della macchia di inchiostro, e faccio aggiungere alla tela. A questo punto la devo ridimensionare e ora la vado a girare e a scegliere le misure che mi interessano. A questo punto vado a mettere la mia iniziale, che è la F di Francesca. Vado a scegliere il font che mi piace e lo metto in maiuscolo. A questo punto la vado ad adattare alla macchia, quindi la vado a ridimensionare sia per altezza che per profondità, che per larghezza. A questo punto con il tasto sinistro del mouse vado a selezionare tutta l'immagine. Selezionata l'immagine vado in basso, c'è scritto dividi. Ed ecco qui la magia. Spostiamo tutto e vedete che la macchia è ben ritagliata e le iniziali non ci servono, quindi le possiamo benissimo cancellare. Ora, se vogliamo decorare ulteriormente, andiamo a prendere
Un'altra immagine, io ho scelto le farfalle, ma potete anche benissimo scegliere altre forme, cuoricini, stelline, quello che volete. Io in questo caso ho scelto la farfalla, quindi la ridimensiono. Ovviamente scegliamo la misura giusta e la vado a duplicare, perché a me ne serviranno 2-3. Vado a cambiare colore, perché sennò non la vedo nero su nero, e la vado a posizionare dove desidero. A questo punto faccio lo stesso procedimento, seleziono tutta l'immagine col tasto sinistro del mouse e clicco dividi. Ed ecco qui che appare la nostra farfallina tagliata. Ovviamente quella colorata la tolgo e quella nera la lascio. Stesso procedimento per le altre due. Allora, a questo punto vado a mettere un'immagine che ho fatto io e la vado a ridimensionare. Dopodiché, siccome lavorerò con l'iron-on glitter, vado a capovolgere l'immagine. Avrei dovuto capovolgere solo la F, ma in realtà mi sono confusa e ho capovolto pure la farfalla, che non era necessaria. Inoltre vado a duplicare anche le farfalline, perché me ne servono 6. La disposizione in questo momento non è importante, ciò che conta sono solo le dimensioni dei disegni, perché poi andremo a sistemare tutto sul tappetino. Ora andiamo su Crealo. E si aprirà il disegno sul tappetino. Ovviamente lui ce li mette come meglio crede, invece noi andiamo a posizionare il tutto come vogliamo noi. Ovviamente io poi li ritaglierò, quindi alla fine poi me li posiziono anch'io stessa come voglio, però intanto ho un'idea già sul tappetino. Fatto questo, andiamo su Continua e andiamo a scegliere il nostro materiale, ovvero Iron-on Glitter.